Bentornati a SOS Arezzo TV. Vedete, questa sera siamo davanti alla sede della CISL di Arezzo. Parliamo di sanità questa sera. La situazione è molto complicata, dicono i sindacati. C'è un accordo con l'azienda sanitaria che è un punto di partenza per cercare di risolvere vari problemi, tra cui quello della mancanza di personale negli ospedali, ma non solo, e l'occasione anche per capire cosa effettivamente non va in questo momento e anche le ragioni che hanno portato a questa crisi della sanità anche aretina, sanità che un tempo, ormai forse troppo lontano, era un'eccellenza. Dobbiamo sempre attenerci, quindi la direzione ha le sue difficoltà, ad un fabbisogno del personale parametrato al 2004 meno l'1,4%, e questa è una cosa che ci si porta dietro da 15 anni, con un cambio di servizi, con aumento di necessità, perché ci si dice in tutti i posti che la popolazione invecchia, per cui ha bisogno di più assistenza, però di contro noi dobbiamo essere sempre lì con quei numeri che Desideri è andato via il 28, ha cercato anche di forzare, perché lui ci portava dei dati con 45 persone in più. Ora chiaramente 45 su 7.241 non è che sia un grosso numero, però almeno ha messo un po' di sforzo per farlo. È stato anche ripreso dalla Corte dei Conti per ritornare indietro su quell'assunzione che ha fatto. Noi vogliamo un po' più di certezza e vogliamo anche che il personale che va via sia ricoperto, sempre se è necessario mantenere quel servizio, nello stesso modo, perché non si può pensare che lì ci sia un'assenza, se no il servizio non va avanti. Mancanza di personale, poi quali altri problemi? C'è stato anche questo esodo di professionisti. Sì, c'è questo esodo di professionisti che rispecchia, diciamo, una situazione di estrema difficoltà anche per i medici, per i primari, dove in qualche modo il proprio lavoro e la propria professionalità viene meno, perché mancano gli infermieri, mancano gli OSS, mancano tutte le figure professionali, gli strumenti, voglio dire, non vengono in qualche modo revisionati come dovrebbero essere. Parlo delle TAC, quindi la diagnostica pesante, ci sono grosse difficoltà, quindi anche il primario non vede uno sbocco professionale, ma soprattutto ha difficoltà, io credo, anche di coscienza, perché si lavora male, i tempi di ospedalizzazione sono sempre minori, le cure di continuità che dovrebbero essere fatte a livello domiciliare vengono meno, quindi le famiglie sono in difficoltà, di conseguenza, voglio dire, è chiaro che poi ritornano nei reparti, ritornano al pronto soccorso, c'è l'imbuto perché mancano i posti letti. Qui è tutto un discorso di contenimento che c'è stato in questi anni in una sanità che io ho paura che ci sia poca sostenibilità economica, però ci sia anche poca volontà politica di mantenerla pubblica. Non a caso le convenzioni con i privati sono aumentate, il tetto è aumentato, e ovviamente a discapito della povera gente, di chi sta anche peggio economicamente, perché ovviamente poi c'è un tetto, superato quel tetto o c'hai soldi o non ti curi, tipo come in America, insomma, modello americano, quindi con le assicurazioni private. Quindi noi vogliamo anche dalla politica una risposta in questo senso, ma anche dalla politica locale. Il problema è anche di tipo organizzativo. Quest'area vasta, voglio dire, l'hanno detto in 10.000 lingue, in 10.000 modi, gli ex direttori generali, ex primari, gente che aveva lavorato 40 anni, 45 in sanità, che non poteva funzionare perché è una dimensione troppo elevata. Noi si va da Badiate d'Alda all'Elba 300 chilometri, in chilometri quadrati non sappiamo che dimensioni sono. Voi pensate, c'è un direttore sanitario, un direttore generale, un direttore amministrativo, due direttori, uno delle professioni sanitarie, uno delle professioni tecnico-sanitarie, che dovrebbero monitorare, verificare, voglio dire, zona per zona, ospedale per ospedale. Cioè, è una cosa incredibile, è una cosa inaccettabile. Quindi anche la politica dovrebbe rivedere, ripensare, perché ci può stare che uno ha un'idea di un servizio, diciamo, di accorpamento, ma se poi fate una verifica, questa è una cosa fallimentare, si può anche tornare indietro. L'intelligenza ci può stare di sbagliare, ci può stare anche di tornare indietro. Queste le parole dei sindacati dunque qualche giorno fa, e intanto abbiamo approfittato della visita ad Arezzo del governatore Rossi in occasione della prima uscita del nuovo direttore generale per chiedergli appunto una risposta alle lamentele anche del territorio di Arezzo per quanto riguarda proprio anche il personale, ma non solo, e il governatore, sentite, difende ancora la zona vasta.
Sull'area vasta, in questo territorio spesso ha espresso, no, delle critiche, delle lamentele. Come mai non è passato, ecco, questo messaggio, diciamo, di positività? Quando si fa una riforma è normale che ci sia una parte che ne vede gli aspetti negativi, che magari si sente in qualche modo minacciata dai potenziali rischi di essere meno considerata o altro. Tuttavia, insomma, noi bisogna pensare che la riforma non è stata fatta 20 anni fa, è stata fatta di fatto nel 2016, e dal 2016 in poi mi sembra di capire che piano piano prevalgono sempre di più gli aspetti positivi che non gli aspetti negativi. Così mi viene detto, io non ho pagato nessuno perché mi raccontassero questa storia, ecco, come ho detto prima. Vuol dire che ad esempio i professionisti riconoscono il valore del benchmarking, del confrontarsi in termini di operatività, di soluzioni che vengono date. Una visione più ampia comporta anche una spinta verso il miglioramento continuo. I piccoli ospedali, me lo suggeriscono gli stessi professionisti, se non fossero stati all'interno di una rete più ampia, probabilmente sarebbero una parte di loro andati chiusi. Noi con l'ASL più grande abbiamo davvero salvato i piccoli ospedali. Ecco, anche questo era un dato che qui emergeva. Bisogna, ogni cosa, non c'è mai una soluzione perfetta, bisogna correggere anche quegli aspetti che alcuni richiamano, che sono la vicinanza, che sono il vedere tutti i giorni la sicurezza che può dare un dirigente, un direttore a cui rivolgersi, insomma questi aspetti vanno piano piano corretti. Intanto noi abbiamo anche deciso di ridare una certa quantità di capacità di spesa, non grande, limitata, alle diverse aziende, in modo che l'Ester sia sollevato di fare tutto lei. Se ci sono delle cose che possono essere fatte rapidamente e velocemente, è bene che siano fatte anche in dimensione. È una delibera che abbiamo adottato a gennaio, credo, dicembre-gennaio. È già operativa. Abbiamo ristabilito, abbiamo cambiato i vertici dell'Ester, mi sembra che stiamo procedendo bene ad un riassettamento, a resettare insomma un po' tutta l'azienda. Sui primari l'Estra sta facendo, veniva confermata anche stasera, tutti i concorsi, e c'è una delibera della giunta regionale che li ha sbloccati tutti quanti, quindi noi proprio sui primariati possiamo dare il massimo della certezza che ci saranno tutte le sostituzioni possibili. D'altra parte ci sono anche delle regole per cui tra quando uno decide di andare in pensione e quando si può indire il concorso e poi arrivare all'assegnazione definitiva, qualche tempo può passare. Ecco. Però io do la sicurezza ai cittadini, perché ci sono state delle strumentalizzazioni su questo punto, che noi rinnoveremo tutti i primariati, e non solo qui, cosa che a lei preme perché è di Arezzo, ma in tutta la Toscana. Ecco il punto.